giustamente, ma tutti guardano al loro interesse, il comune deve principalmente a livello di sport porre attenzione al nuoto, nella consapevolezza che, ripeto, se non lo facciamo noi diventa un po' difficile. È chiaro che il nuoto è nella tradizione di Milano, è chiaro che abbiamo tanti atleti del passato, del presente, però ecco, questo è un altro passaggio. Io credo che onestamente sugli impianti sportivi stiamo facendo abbastanza. Adesso partiremo anche con la Cardellino, che è un investimento molto molto importante, e andiamo avanti, un passo alla volta. Abbiamo ancora 4 anni di lavoro e quindi in 4 anni pensiamo di riuscire a fare tante tante altre cose. Questo impianto è particolare perché è pensato anche per essere molto, diciamo, in linea con i tempi. E cosa vuol dire? Vuol dire dal punto di vista energetico sistemi che sono moderni, che garantiscono risparmi energetici. Vuol dire ovviamente un'attenzione alla disabilità. Noi abbiamo super atleti e super atlete, e appunto anche per, non per, solo per loro, ma per i tanti ragazzi e ragazze che potranno utilizzare questo impianto. E quindi un impianto che, di cui siamo orgogliosi, ma al di là dell'orgoglio che finisce nel momento in cui apri e adesso è già aperto, tagliamo questo nastro, sono certo che il quartiere lo utilizzerà. Mi dicevano aperti che ci sono già grandi numeri di presenze e prenotazioni, arriva anche l'estate, e in sostanza quindi andiamo avanti, e grazie a tutti voi per il sostegno che date a questa Milano che, come tutte le grandi città, c'è pro, contro, problemi, fatiche, difficoltà che vanno affrontate, che non vanno ignorate. È una città, io penso, ancora splendida e che vive una fase positiva, però c'è il problema delle case che costano tanto, c'è il problema dell'ambiente, dell'inquinamento, di come lavoreremo sul tema della mobilità. Cioè, il lavoro non è mai finito, rimane il fatto che però Milano e i milanesi, che sono dotati di tanta buona volontà e che danno un grande contributo al presente e al futuro della città. Per cui grazie a tutti voi. Viva!